Allora ragazzi, prima di cominciare questo video volevo ringraziarvi per il supporto che mi state dando e se ancora non l'avete fatto vi consiglio di andarvi a vedere il video dove parlo dei cambiamenti che ci sono nel canale, che ci saranno. E grazie per tutti quelli che davvero hanno commentato il video e mi danno supporto, veramente sono molto molto felice di questo. A proposito di questo, avevo promesso che vi avrei parlato per quanto riguarda la questione di Twitch e per altre piccolezze, quindi faccio questo breve video. Signore e signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi parliamo. Sarà un periodo un attimo così, in attesa di sistemare tutto. Praticamente ho fatto richiesta alla Epic Games per avere il mio tag creatore. La Epic ha accettato, quindi da adesso in poi, se volete, potete usare il mio tag creator ed è mg-miglio, tutto in grande. Se lo fate, fate un video o qualcosa, mandatemelo su Instagram o taggatemi nelle storie di Instagram, che sono molto molto contento di ripubblicarle. Non ho fatto questa cosa più che altro per il guadagno in sé, perché non mi interessa niente dei guadagni in sé, però spero un indomani che mi diano i server privati, perché se così fosse potrei fare un migliaio di cose. Quindi ragazzi, se volete supportarmi gratuitamente in questo modo, sono tra felice che voi lo facciate. Quindi torniamo a noi, parliamo delle cose serie. Twitch. Allora ragazzi, ci tengo a precisare questo. Ho detto che voglio provare a fare qualche diretta su Twitch. Quindi non significa che non farò più dirette su YouTube e mi sposto definitivamente su Twitch. No. Anche perché il problema è questo. Io non ho molti seguiti. Anche quando faccio le dirette, comunque non è che c'è 10 milioni di persone che gli posso dire passate, venite su Twitch. No, è una cosa un po' più complicata. Voglio provare a fare qualche diretta su Twitch per il semplice fatto che Twitch, a mio parere, è una piattaforma che funziona meglio di YouTube per quanto riguarda le dirette. L'unico problema è appunto che, non avendo molti seguiti, devo far crescere prima il mio canale Twitch, prima di andare a fare le live, altrimenti non ci sarebbe nessuno a seguire le dirette. Non voglio questo, io voglio che ci sia qualcuno, più che altro voglio che ci sia qualcuno che interagisca con me, altrimenti non ha senso fare le dirette. Quindi aggiungetemi su Twitch, mi chiamo Il Miglio, molto semplicemente, e vi dirò io quando farò questa cosa, quando proverò una diretta. Voglio farlo un attimo crescere e poi proverò, raga, nel caso ritorniamo qui su YouTube, nel caso vada Dio Twitch, passiamo su Twitch, non lo so, voglio provarla comunque questa cosa. Ultima cosa, e non per importanza, è il canale Discord. Qui sotto in descrizione trovate tutti i vari link. E se volete, passate sul canale Discord, se volete chiedermi qualsiasi cosa, l'ho fatto apposta per voi e per me, ovviamente, anche per quando faccio le dirette. È aperto a tutti, quindi passate, sono molto molto felice. Va bene ragazzi, concludo qua questo breve video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Iscrivetevi a tutti i vari social che trovate qui sotto, iscrivetevi anche su Twitch, così anch'io, in base a quanti si iscrivono, posso capire se può interessare oppure no questa cosa. Comunque faremo delle prove e vi aggiornerò, seguitemi sui social network e vi aggiornerò. Quindi come solito ricordo, se lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale Facebook, Facebook, sono tutti i link qui sotto in descrizione. Signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!